Vorrei essere libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza. Con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti nel cosmo e convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche un gesto, un'invenzione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà. Buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo programma dal titolo Occupiamoci di. Con la foto di Acri alle mie spalle e dal titolo della trasmissione si potrebbe intuire il filone che avrà questo nuovo programma. In ogni puntata parleremo di qualche aspetto o di qualche problematica che può esserci nella nostra comunità. L'intento non è solo quello di rendere pubbliche le problematiche, ma quello di intavolare dei dibattiti che possano aiutare a trovare le varie soluzioni, ove possibile si intende. Noi vogliamo essere costruttivi e non critici a prescindere. Ci piacerebbe ospitare gente che abbia idee da proporre per lo sviluppo e la valorizzazione del nostro territorio o che proponga magari soluzioni a problematiche esistenti. Poi ci piacerebbe ospitare gli amministratori comunali, magari insieme ai cittadini per dei confronti. E ci piacerebbe ospitare gli assessori per farci dire quanto di buono fanno e così via. Vi dico fin da adesso che è nostra intenzione invitare coloro che vorranno presentarsi alle prossime elezioni, quelle del 2018, magari per discutere un po' i programmi. Abbiamo intenzione di occuparci delle cose belle, ma anche di quelle meno belle. E questa sera esordiamo con questa prima puntata con un argomento che riguarda il nostro territorio e l'ambiente in cui viviamo. Quello di cui parleremo è qualcosa di molto delicato ed è un argomento venuto fuori perché tra la gente c'è molta preoccupazione per quello che sta succedendo in vari posti della Calabria. Ovvero sia, si moltiplicano sui giornali e su internet articoli che riguardano un numero di tumori diagnosticati a cittadini di vari posti della nostra regione. Tumori che forse, e ripeto forse, potrebbero essere correlati con l'inquinamento ambientale. E quindi la domanda che sta sulla bocca di molti è: ma noi che viviamo ad Acri, come siamo messi? Come siamo messi dal punto di vista ambientale? Il territorio ci dà sicurezza? La domanda noi l'abbiamo girata all'assessore all'ambiente del comune di Acri, dottor Ferraro, e ad alcuni medici che nel passato hanno anche loro ricoperto un ruolo nell'amministrazione comunale e magari si sono occupati di questo problema. La domanda che abbiamo fatto è stata: in vari posti della nostra regione sembra ci sia un aumento di diagnosi di tumori. Noi come siamo messi? Viviamo su un'isola felice? Ascoltiamo le risposte. Allora, prima di dire come siamo messi noi, parliamo un po' più in generale di questo allarme che c'è in tutta la regione Calabria, perché in numerosi comuni, non so se hai letto, sicuramente avrai letto giornali che portano notizie di in qualsiasi provincia, sia Reggio Calabria, sia in provincia di Catanzaro, sia sulla costa tirrenica, sia sulla costa ionica, ci sono tutti i giorni cittadini che o raggruppamenti di cittadini che protestano perché vorrebbero conoscere se queste notizie, che la Calabria dovrebbe essere stata interessata anche da questo fenomeno che conosciamo bene come la terra dei fuochi, e che ci sono dei documenti che incontrovertibili, c'è stata, come sai bene, nel 1997 sotto il governo Prodi una audizione di un ecocamorrista che si chiamava Carmine Schiavone, sì, il quale fece delle
testimoniò delle cose spaventose. Io vorrei citarti solo una. Lui dice: per 10 anni, dal 1988, abbiamo operato nel traffico illegale delle scorie pericolose. Abbiamo interrato migliaia e migliaia di fusti tossici in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Facciamo perdere quello che dice, guadagnavano intorno a 600-700 milioni. Vabbè. Però diceva, sono al corrente, dice, che abbiamo trasportato anche fanghi nucleari che sono stati scaricati e inabissati lungo le coste e nei laghi. Cioè, questa è una cosa spaventosa, queste dichiarazioni, lui dice pure che entro 20 anni moriranno tutti di tumore. Queste dichiarazioni di questo pentito furono segretate, il ministro dell'interno mise il segreto, ma era un segreto di Pulcinella, perché ci fu un magistrato che dice che dal 1997 sono stati informati sindaci, presidenti di provincia, presidenti di regione, tutti sapevano e avrebbero dovuto cercare di verificare se questo interramento, questo inabissamento fosse stato vero oppure no. Noi abbiamo dovuto aspettare lo scorso anno, il 2013, novembre 2013, perché questo segreto che era stato posto a queste dichiarazioni è stato desegretato e siamo venuti a sapere di queste cose. Scusa un attimo, proprio nel 97 mi sembra che qui il caso ha voluto che è stato ritrovato un camion che ha avuto un guasto praticamente, ed era pieno di fusti, non so se di diossina o cos'altro poi. No, furono dei fusti contenenti materiali tossici, ci fu una forma di copertura su questo episodio. Cioè, questa è una cosa che a me mi sembra... Perché questo corrisponde perfettamente a quello che diceva Schiavone. Esatto, diceva, noi abbiamo mandato migliaia e migliaia di camion a distribuire, a sotterrare, e però qui probabilmente, senza il probabilmente, qualcuno ha svolto questa attività. Tant'è vero che un camion è stato ritrovato carico di questo materiale. A parte quello che si dice in giro, c'è una, da parte delle autorità, a quei tempi il comandante dei vigili, i carabinieri fecero indagini, ci fu pure una persona che fu condannata per questo trasporto abusivo di sostanze pericolose. E io ho scritto più volte, ma pure sulla stampa, c'è questo articolo di Saporito, della volta dei rifiuti del camion che fu ritrovato lì dove fu ritrovato. Però questa era la premessa, nel senso che la causa che potrebbe provocare i tumori, una delle cause ambientali, può essere la presenza di questi fusti contenenti sostanze pericolosissime, perché quando si parla di fanghi nucleari non si parla di sostanze modicamente tossiche. No, io come medico non posso dire che viviamo su un'isola felice nella maniera più assoluta, perché sotto gli occhi di tutti, diciamo, l'incidenza che rispetto al passato ha avuto delle impennate in questo paese, è chiaro. Diciamo che il fatto dei tumori, come in tutte le regioni, quindi i comuni, in particolare Acri, è un argomento molto ostico, quindi ci sono vari pareri discordanti. Per quanto riguarda Acri, è chiaro che c'è un allarmismo per alcuni tipi di tumori che io poi, non avremo modo di snocciolare la questione, le spiegherò, e su altri invece c'è un meno allarmismo. Comunque bisogna rendersi conto che la questione tumori è una questione che va avanti da anni, da decenni, si è affrontata sul territorio varie volte, però non abbiamo, forse ne abbiamo parlato anche con altri colleghi, non abbiamo mai avuto pareri concordi su quello che sta succedendo e succede ad Acri. Ma la preoccupazione c'è da tempo, perché di questo fatto se ne parla già da anni. Si parlava di alcune zone, sia in Sila che in Aspromonte, che erano diventate ricettacolo insieme alla Camorra con l'Andrangheta per quanto riguardava il deposito di questi rifiuti speciali. Abbiamo visto che sono tutti d'accordo.
I fatti meritano attenzione, ovvero sia, anche nel nostro territorio questa problematica non è assolutamente da sottovalutare. La seconda domanda per i nostri medici è stata: è stato fatto qualcosa nel corso di questi anni per affrontare questo problema? Ascoltiamo le risposte. E proprio per questo, 20 anni fa, avviai con l'assessorato alla sanità e con l'ASP uno studio epidemiologico, preparando una scheda che sottopose a tutti i medici di famiglia per età, tipologia e anche residenza, per mappare in un certo senso questa situazione che, a mio avviso, e come poi è stata dimostrata anche da un'indagine portata avanti dall'Università della Calabria su commissione del Comune, dell'amministrazione successiva agli anni da cui mi riferisco, che riguardava il triennio 93-95, che confermò in effetti un'impennata nell'incidenza, quindi nei nuovi casi di tumore per rapportata alla popolazione residente, che mise in evidenza un incremento dell'incidenza. Si manca spesso la noia, ecco perché prima mi congratulavo, per cercare di fare conoscere alle persone le cose, perché da noi sono stati fatti due studi che conoscono poche persone. Noi abbiamo avuto modo, quando li abbiamo fatti, li abbiamo presentati in pubblico e propagandati anche, però il messaggio probabilmente non è passato. Perché abbiamo fatto... Quando è iniziato questo studio? Noi ne abbiamo due, adesso io non so se la telecamera può inquadrare. Abbiamo due studi epidemiologici sulle neoplasie nel territorio di Acri, che sono stati fatti, il primo uscito il 2005, ma si riferisce all'anno 2002-2003. Questo uscito il 2013, pubblicato il 2013, e raccoglie i dati fino a 31-12-2010. Quindi sono dei dati che poi spiegherò nel dettaglio e che ci fanno capire qual è la situazione sul territorio. Perché sono stati fatti questi studi? Proprio per quello che diceva lei prima. C'era una percezione, un'aumentata, non so se dire sensibilità o percezione, di queste possibile incremento dei tumori sul territorio. Allora nel 2010 si parlava molto di elettromagnetismo. Fra l'altro noi ad Acri avevamo un elettrodotto ad alto voltaggio e questo è quello che ci fece preoccupare e iniziamo a fare questo studio. Ho queste due indagini, una che è uscita nel 2005 e un'altra nel 2013. Sì. Quindi lei mi sta dicendo che questa, cioè, è relativa? Questa ha solamente una mappa, è il mappaggio di una situazione reale di quello che è la situazione ad Acri riguardo a questo problema. Ho visto prima c'era un grafico. Sì, l'ho preso da quello del 2005, dall'opuscolo che il Comune... 2005. Cioè, che praticamente conferma quelle che erano le... Ecco, questo è il grafico che io ho fatto ingrandire, preso dall'opuscolo pubblicato nel 2005. Questo è relativo a dall'82 al 92. Cioè, parte dall'82 al 2002. Ed è questa quella che mi fece fare le indagini dal 2003 al 2005, perché notai nel mio lavoro quotidiano che c'era un'impennata nell'incidenza che poi fu confermata. E poi successivamente c'era un altro l'altro grafico? No, è sempre questo che riguarda fino al 2002, poi non ho preso altri grafici. Quindi fino al 2012, poi da allora fino al 2012 il secondo libretto non lo abbiamo. No, poi abbiamo questo grafico qui e c'è quest'altra impennata che si è verificata tra il 98 e 99 e poi un'altra impennata nel 2002. Quindi noi, cioè, il problema qual è? Il fatto che rimaniamo nell'ambito di una media non mi sta bene, perché la situazione, diciamo, anche da un punto di vista... No, certo che... Perché non mi sta bene? Perché socialmente... No, voglio dire una semplice cosa. Al di là delle variabili che possono essere intervenute per il fatto che il cittadino non vive esclusivamente qui, ma che vive fuori, quindi queste sono variabili che influenzano molto sulla...
poi ricerca di vari di quei bracci di cui parlava, e sottobracci, che è molto importante capire, perché se un cittadino risiede ad Acre, si ha male di tumore, però è vissuto in Brianza per 20 anni, è già da considerare in modo diverso. Ecco perché i lavori scientifici poi vanno allargate per poter avere poi una significatività statistica di alcuni fattori che influenzano meno. Però è chiaro che io una cosa ce la siamo chiesta tutti: il cittadino che cammina per strada, che non è addentro, si chiede, ma come mai Acre che non ha avuto fabbriche, Acre che non ha avuto cambiamenti nel settore sia, diciamo, economico, nell'assetto geopolitico, non ci sono stati cambiamenti che hanno portato fabbriche o altre situazioni, siamo rimaste pressoché come prima, solo delle case in più, molto cemento in più, ma alberi di meno, meno alberi, perché non si cura questo aspetto, e però abbiamo questo incremento. In parte sono certa che proprio per la tipologia di vita che ognuno fa è cambiato, ma noi dovremmo criticamente analizzare questi numeri, come ci alimentiamo, come sì, viviamo, che cosa facciamo. Allora, ecco perché per me questo è una base, ma dovremmo andare oltre. Ok, infatti lei. Beh, certo, guardando questo grafico si capisce che dal 1993 sta succedendo qualcosa di strano. Al di là delle medie, come dice giustamente la dottoressa Minisci, e anche al di là della valenza che possa avere questa mappa o il metodo di rilevazione dei dati, chissà se questo grafico a suo tempo è stato osservato con la giusta attenzione da tutti. Me lo sono chiesto perché penso che sarebbe stato normale continuare a raccogliere i dati per osservare l'evoluzione di questo fenomeno. Vediamo se è stato fatto. Ritornando al discorso della contaminazione di questi famosi fusti, eccetera, che poi non si sa dove e se vennero effettivamente depositati, si parlava della presina, non si sa poi all'epoca cosa successe realmente. Il 2006 io mi recai all'università e non ricordo chi era il docente, però il capo dipartimento all'ambiente dell'università dell'Unical, quindi di Cosenza, col quale avevamo stipulato un accordo di programma, chiamiamolo così, una sorta di convenzione, secondo la quale l'università si impegnava a monitorare il territorio di Acre, in particolare, anche con l'uso di elicotteri, uh-huh. Per vedere, in realtà poi c'erano dei sistemi molto complicati, per vedere se le zone esplorate da questi sistemi erano contaminate. Il percorso durava un paio d'anni e aveva un costo abbastanza elevato, io mi ricordo intorno a 50.000 euro, cosa che avevo cercato anche i fondi alla Regione Calabria, e si stava costruendo un discorso con il Dipartimento. Quindi non si stava, non si è mai completato il discorso, perché poi a distanza... Sicuramente il tentativo per cercare sul territorio eventuali fusti tossici mi è sembrato un po' timido, e sembra anche evidente che in quegli anni non c'era una percezione chiara del grave pericolo che potevano rappresentare eventuali fusti interrati. Insomma, non destava preoccupazione. Infatti non è stato continuato nemmeno quello studio fatto precedentemente, eppure i dati indicavano un fenomeno in crescita. E leggendo la prima pagina del rapporto, che dice: crediamo che questo sia uno studio importante per poter fare in futuro un confronto sull'evoluzione di tale patologia. Quindi era necessario che questo studio si dovesse continuare, e si poteva anche perché non aveva neanche grandi costi, in quanto chi ci aveva lavorato lo aveva fatto a titolo volontariamente e a titolo gratuito. Insomma, era importante che ci fosse una continuità dello stesso lavoro. Adesso non abbiamo dati provenienti dalla stessa fonte per alcuni anni successivi. Continuiamo la visione. Allora, io ti racconto la mia esperienza personale, che ero molto attento perché ho lavorato nella Commissione in Valle dei Civili di Acre, uh-huh. E lì
cominciavamo a vedere intorno al 2004-2005 questo progressivo aumento di persone che si presentavano con queste patologie. Uh-huh. E allora che cosa ho fatto io? Nel 2008 ho cominciato a raccogliere i dati di tutte le persone che venivano a vista nella commissione invalidi civili che erano affette da tumore. E ho qui, posso fornirti, ho cancellato per motivi di privacy, questo è il 2008, ci sono 57 casi, e questo nel è il 2009, ci sono 102 casi. Cioè noi dal 2008 al 2009 quasi raddoppiamo, perché se li andiamo a verificare questi, tieni presente che la Commissione Invalidi Civili visitava istanti, persone che avevano presentato domanda, sia residenti ad Acri che residenti a Santa Sofia de Piro. Santa Sofia de Piro come popolazione fa un settimo di Acri. E allora ti dico cosa, anche per quanto riguarda la residenza, per cui diciamo Acri potrebbe essere un posto dove i tumori sono molto, incidono molto più che non in altri paesi limitrofi. Nel 2008 abbiamo visitato 57 persone affette da tumore. Di questi 54 erano residenti ad Acri e 3 a Santa Sofia de Piro. Poi nel 2009 invece, su 102 casi, 97 erano residenti ad Acri e 5 a Santa Sofia del Piro. Sì. E allora ti posso dire solo questi due dati che andrebbero presi in considerazione, nel senso certo. Che se nel 2008 io ho avuto 47 nuovi casi e nel 2009 ne ho avuti 94, se fai il paragone, 57 è precisamente 57, no, i nuovi casi sono 47. 47, dai, 47 doppio, fa 94, no, preciso 94. È il doppio. 47, non 57, ok. No, 47 sì, era il totale, i 10 erano già precedentemente visitati, capito? Perché non era di quell'anno, erano persone che sono state chiamate di nuovo a visita per revisione, no? E gente che aveva il tumore precedentemente. In realtà, allora, in realtà, sto dicendo che noi solo in due anni, 2008 e 2009, abbiamo quasi raddoppiato l'incidenza sul nostro territorio, per quanto riguarda esclusivamente questo luogo dove vengono visitate queste persone. Voglio farvi vedere questi dati con dei grafici. Quelli del dottor Ferraro sono relativi a soli due anni e il grafico è terribile. A me per esempio fa impressione. Però sicuramente è un periodo troppo breve per poter fare una statistica. Poi abbiamo un secondo grafico che sarebbe composto. Allora, la prima parte, ecco, vi faccio vedere, è quello che abbiamo preso dal primo rapporto, quello che aveva fatto vedere la dottoressa Minisci. Poi, come potete vedere, 2003, 2004, 2005 non ci sono dati e quindi l'abbiamo lasciato il buco. E poi abbiamo inserito i dati che abbiamo rilevato dal secondo rapporto relativi 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010. Sembra evidente la crescita. Prendiamo per esempio l'anno 1993 e vediamo solo 3 casi. Poi abbiamo un picco nel 1998 di 40 casi. E l'ultimo dato rilevato in pratica nel 2010 parla di 63 casi. Forse sarebbe il caso che si cominciasse a pensare in maniera più approfondita a questo problema. Vediamo un terzo grafico che indica i casi operati nel reparto di chirurgia dell'ospedale di Acri. Questi dati vanno dal 2005 al 2011 e quello che vediamo è, in pratica, è solo un angolo prospettico molto ristretto. In realtà mi si diceva che non è completo perché mancano altri casi operati in altri reparti. Comunque 307 diviso 7 fa 43,85 casi per anno. C'è un ultimo dato che ho rilevato dal secondo rapporto ed è un dato pubblicato dall'Istat e dice che ad Acri dal 2006 al 2010 ci sono stati 229 decessi a causa di un tumore maligno. Questo è un dato che la dice lunga su tutti gli altri. Fino al 93 sembrava un paese immune da questi mali.
Quando ne veniva diagnosticato uno, era considerato un caso eccezionale. Nel 94 ne furono diagnosticati 14 e nel 95 24. A quel punto scoppiò l'allarme, giustamente direi. Nel quinquennio 2006-2010 c'è stata una media di 46 persone morte ogni anno e non se ne parla. Non ci saremmo mica rassegnati? Comunque, tutti questi dati non danno un quadro esatto della situazione. Qui è chiara solo una cosa, e cioè che abbiamo qualche problema serio da risolvere. Nel 2008 è stato istituito il registro dei tumori, ossia il raccoglitore di tutti questi dati, che permetterebbe di capire esattamente la situazione. Vediamo a che punto è. L'unica provincia che ha che è stata accreditata con il registro dei tumori nazionali, si chiama AIRTUM, il registro nazionale dei tumori, è stata la provincia di Catanzaro. Catanzaro si è accreditata nel 2010, dopo due anni ha già fatto l'accredito con la, E come mai noi qui a Cosenza? Noi a Cosenza sono sette anni che ancora non riusciamo ad accreditarci. Vedi, c'è la notizia di Avandieri, c'è questa gente che allarma tumori, manca ancora il registro. Se tu vedi, c'è una giornalista del Garantista, veneziano si chiama. Sì, ho letto pure un altro articolo, un'altra... Manca il registro e si chiede quando è che faremo questo accreditamento alla provincia di Cosenza, perché i dati forniti da un registro dei tumori sarebbero quei dati essenziali per cominciare ad avere una visione chiara di come stanno le cose dal punto di vista epidemiologico, perché le ricerche che abbiamo fatto noi ad Agri, che ha fatto il dottor De Vincenti, che ha fatto la dottoressa Minici mi pare, oppure anche il dottor Gabriele, o che ho preso io così appuntato dei dati, non sono veritieri, nel senso che non c'è alla base il metodo scientifico, però so che invece il registro dei tumori si muove con una metodologia ben precisa, per cui questo ritardo vorremmo che la dottoressa Giorno ce ne desse contezza. Sicuramente bisogna fare pressione affinché venga accreditato il registro tumori per avere dati certi, ma io mi sono fatto alcune domande. Quando Schiavone ha fatto le sue dichiarazioni, perché sono state segretate? Perché il registro dei tumori non è stato ancora accreditato? Con la tecnologia che abbiamo oggi, penso che, volendo, lo si potrebbe avere in sette giorni. E noi invece sono già sette anni che aspettiamo. Ma poi cosa ci aspettiamo di vedere? Che il grafico che ne verrà fuori possa controvertire quelli che abbiamo visto prima? Noi abbiamo dei fatti certi sui quali fare qualche riflessione. Schiavone ha dichiarato che gli interramenti dei fusti tossici sono cominciati nel 1988. Sei anni dopo, nel 1994, ad Acri ci sono stati i primi picchi di tumore. Dopo altri tre anni, e siamo nel 1997, c'è stato il ritrovamento del camion pieno di fusti ed è la prova certa che è stato interessato anche il nostro territorio. Io penso che se non ci fosse stato il segretamento delle dichiarazioni di Schiavone, probabilmente il problema veniva preso in modo diverso. Forse non sarebbe stato sottovalutato. Poi mi sono fatto un'altra domanda. Quante possibilità ci possono essere che il camion ritrovato fosse il primo, l'unico tentativo di interramento di fusti tossici? Insomma, nel 1997 c'era la possibilità di trovare la risposta alla domanda che ci stiamo facendo adesso. Allora bisognava, con tutti i mezzi a disposizione, cercare approfonditamente i luoghi dove fosse stato possibile interrare fusti. Sarebbe stato più facile praticamente 18 anni fa. E invece siamo qui ancora con questo dubbio. Adesso sta a noi decidere il da farsi ed abbiamo più scelte. Possiamo continuare ad aspettare, a rispettare i segreti di Stato che ci hanno negato la conoscenza del pericolo. In pratica è come se ci avessero detto: dovete morire in silenzio e ignorarne la causa. Possiamo continuare ad aspettare questa gente che è capace solo di scuse e solo per non fare niente. Oppure possiamo imitare lo struzzo, mettendo la testa sotto la sabbia,
così non vediamo e non sentiamo niente. Oppure possiamo cominciare noi a fare qualcosa? Cosa bisogna fare e cosa stai facendo? Ecco, così. Allora, quello che bisogna fare, bisognerebbe fare, è tantissima informazione. Quello che bisognerebbe fare è istituire subito questo registro del tumore, perché noi vogliamo sapere come stanno veramente le cose. E questo parliamo se è di vero Cosenza. Quello che dice quello studio lì, che tranquillizza e dice che siamo sotto la media nazionale, o è vero qualche altro studio, oppure mi sembra la Vinci che abbia detto qualche volta che ci sia qualcosa di anomalo. Io penso che ci sia un progressivo aumento di queste malattie sul nostro territorio. Bisognerebbe fare informazione e bisognerebbe vedere di rimuovere, almeno rimuovere, le cause ambientali. Cercare di ridurre il fattore ambientale, perché lasciamo stare le abitudini voluttuarie. Se uno fuma si becca il tumore quasi al 30% nella sua vita. E se uno ha altre abitudini alimentari, però ci sono dei fattori ambientali, io ne ho elencati circa 7-8, che potrebbero essere tranquillamente ridotti, prima di tutto conoscendoli e poi vedendo come poterli ridurre. Ritornando ai fusti, bisognerebbe che l'ARPACAL facesse dei rilievi, come li sta facendo, perché ha avuto dei finanziamenti a livello europeo con apparecchiature sofisticate che individuano i metalli pesanti anche in profondità, e abbiamo fatto già la richiesta perché venisse fatta sul Monte Crista, e sul Monte Crista c'è il sospetto che questi signori che hanno trafficato per tanti anni abbiano seppellito lì molti fusti, perché nella zona. Qual è il metodo di ricerca? Metodo di ricerca, come si chiama? In questo momento, elicottero? No, sì, quello con l'elicottero, che c'è questa sonda. Perché io ho sentito il dottor Gabriele che ha detto la stessa cosa, dice che poi a suo tempo costava 50.000 euro fare una sorta di ricerca così, che poi però non è stata fatta. L'ARPACAL ce l'ha comunicato, ci ha comunicato che dovremmo pagare noi poi i rilievi che fanno. Non siamo assolutamente d'accordo, perché sia il Ministero dell'Ambiente e sia l'Europa hanno finanziato l'ARPACAL per fare queste cose, non a spese del Comune. Infatti stiamo contestando questo fatto che dice che dobbiamo pagare noi. Noi siamo le vittime e dobbiamo pagare anche per quello che abbiamo subito. Dobbiamo vedere se qui c'è da preoccuparsi o se c'è da stare tranquilli. Questo dobbiamo vedere. Poi, una volta che abbiamo deciso per l'uno o per l'altra cosa, insomma, poi si decide quello che si deve fare. Certo, io non sono ottimista. Alla fine di ogni intervista ho chiesto ai nostri interlocutori se avessero una proposta sul da farsi. Ascoltiamo quando ci hanno detto e poi passiamo alle conclusioni. Io farei un osservatorio certamente permanente sul territorio per monitorare i cambiamenti, verificare proprio le statistiche sui vari picchi di tumore che ci possono essere su alcune zone. Quindi il monitoraggio, e poi cooperazione tra colleghi. Tra colleghi, quello è di fondamentale importanza, altrimenti non si va da nessuna parte. È giusto, ripeto, c'è sempre quel famoso principio di precauzione, bisogna stare sempre attenti, bisogna stare sempre allerta, perché quando si può bisogna cercare in tutti i modi di diminuirlo, specialmente questo tipo di patologie, che è un dramma, però bisogna essere poi alla fine realistici, perché i motivi sono tali e tanti che non ci si può dare la croce ad una cosa o ad un'altra, che probabilmente è un insieme di cose che porta a questo. Allora, se lavoriamo tutti quanti insieme, tutti quanti dal proprio versante, probabilmente alla fine riusciremo ad ottenere anche un risultato, come la medicina sta ottenendo il risultato di curare tante forme tumorali. Certo. Che una volta purtroppo si chiamava il male incurabile, adesso si dice che è un male in cura, cioè non è più un male incurabile. Noi dobbiamo cercare di prevenirlo, questo male, e fare in modo che siano sempre in meno quelle persone in cura. Quindi vi ringrazio di nuovo e faccio un per la trasmissione. No, la prima cosa, coinvolgerei tutti i cittadini, l'ho messo per iscritto e gliel'ho detto a tutti questi che amministravano,
Bisogna darla ai cittadini. Sì, perché... però ricordiamoci una cosa, io sono una persona che capisce profondamente l'importanza delle istituzioni. Beh, chiaro. Non ci può essere un'orchestra di grandi maestri senza il direttore, stonerebbero tutti, certo. Per cui ci vuole sempre un direttore. Beh, chiaro. Allora, e quindi l'istituzione è quello che deve promuovere. Ovvio che le idee spesso non nascono nelle istituzioni, ma nascono dalle persone. L'istituzione le deve fare sue e chiedere a tutta la cittadinanza, perché da questo punto di vista la gente sa di donare qualsiasi cosa può senza chiedere niente, si farebbe un gran bel lavoro, andremmo oltre il mappaggio e i numeri, daremmo un significato ai numeri, perché qui ci sono professionalità, gente laureata in chimica, fisici, studenti che sono estremamente sensibili, così si forma la cittadinanza. Coinvolgendo anche i ragazzi, perché sai, i ragazzi. Quindi allora, visto che pure tra l'altro non ha nemmeno un posto, vogliamo fare appello a sta politica? Certo. Dai. Noi siamo pronti. La politica, se è sensibile, siamo pronti a dare le idee. Che deve fare la politica? E vabbè, la politica deve convocare queste persone, ufficializzare un tipo di lavoro dove partecipiamo tutti, senza primogeniture di nessuno. Mm-hmm. Perché queste cose, io dico sempre una cosa. Non è il merito alla persona che gratifica, dice, ma sai, ho avuto una bella idea. No, io do sempre un messaggio ai ragazzi: dare tutti insieme è il risultato di quello che le idee danno, che poi è la grande soddisfazione non di una persona sola, ma di tutti. Questa è la cosa fondamentale. Quindi, personalmente, penso non solo personalmente, mi arrogo la presunzione di parlare a nome di molti professionisti di qualsiasi disciplina. Io penso che siano in molti pronti a volere dare un contributo, a cercare di non fare solo dibattito su questo, ma operare. E parlo non solo di professionisti, ma anche di gente comune che è sensibilissima, se non altro per essere stata toccata individualmente da problematiche simili, ed è pronta a dare se stessa per quel poco che può, per fare un passo in più nella conoscenza e cercare di modificare qualcosa. Il discorso della sanità non dovrebbe essere un po' al di sopra di questo discorso politico? Sono d'accordissimo. Infatti, io questo discorso l'ho fatto anche quando non partecipavo alla vita politica, perché ti sto dicendo che dal 2004 che avevo creato un'associazione civica e allora ti faccio io una. Però è interessante quello che dice la dottoressa Minnici, perché secondo me bisognerebbe creare un organismo, creare un'associazione di pressione, di opinione, e su questi temi qua. Ti faccio io una proposta. Vogliamo fare un incontro televisivo, tu visto che sei l'assessore lo promuovi, giustamente, noi invitiamo la dottoressa Minish, che ne so, io ho intervistato il dottor Gabriele, insomma chiunque, il dottor De Vincenti, chiunque vuole dare un contributo, lo invitiamo e vediamo un attimo come se possiamo fare qualcosina. Andrei oltre questa proposta, io andrei oltre nel senso, tutte le persone che sono interessate, tutte le persone, certo, che hanno questa sensibilità ambientale di voler sapere. Sì, il mio era solo per un inizio, perché non posso invitare, sì, 50 persone. Perché non... Potrebbero, al di là di quello che può essere il colore politico, perché i colori politici dividono ma non aggregano, invece un interesse per qualcosa come potrebbe essere un problema della salute potrebbe unire, al di là delle preferenze che uno può avere in politica o nei partiti, e creare davvero un gruppo di pressione per prima di tutto sollecitare la Calabria, la regione Calabria, a cercare di sbrigarsi a istituire questi registri di tumori e farli accreditare, di modo che veniamo a conoscenza di notizie più precise, certo, e più specifiche, e poi cominciare a vedere come muoversi nel campo della sensibilizzazione, dell'informazione e della formazione pure su questi temibili fattori di rischio ambientale che ci sono, come abbiamo fatto, lo dicevo prima, con l'istituzione della centralina fissa per quanto riguarda il monitoraggio dell'aria. Si potrebbe fare con l'acqua, si potrebbe fare col suolo, si potrebbe fare con... Certo, infatti... Questa quindi... è una proposta che io avanzerei in un incontro del genere.
E allora io... senza preclusioni per nessuno, perché personalmente certo. Non è. Certo. La volontà di collaborazione c'è. Insieme all'assessore Ferraro organizzeremo un primo incontro dove inviteremo a un dibattito gli intervistati, con la speranza che si possa incominciare un percorso che ci potrà portare sicuramente più chiarezza e magari a farci stare più tranquilli. Il nostro ruolo e quello del nostro programma sarà quello di tenervi al corrente delle attività e dei progressi che si faranno. Il concetto è: collaboriamo tutti per capire meglio quello che succede. Questa trasmissione, Occupiamoci di, andrà in onda sulla nostra rete senza al momento un appuntamento fisso, ma speriamo di poter vedere al più presto questo primo tavolo di lavoro che riguarda la nostra salute. Vi ricordo che questa puntata, oltre alle repliche televisive che ci saranno, la potete trovare sul nostro sito web, che è www.acrisocial.it, dove è possibile anche commentare o scrivere le proprie impressioni. Buon proseguimento di serata. Vorrei essere libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza, con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti nel cosmo e convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche un gesto, un'invenzione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà.